La trasformazione di un video in bianco e nero in un video a colori è un'operazione piuttosto complessa che dovrebbe essere fatta fotogramma per fotogramma e non, probabilmente a beneficio soltanto di software particolarmente avanzati. Mentre l'inverso, cioè convertire un video a colori in un video in bianco e nero, è un'operazione alla portata di tutti che può essere fatta con programmi gratuiti. Vediamo appunto come trasformare un video a colori in un video in bianco e nero con due programmi che possono essere scaricati gratuitamente. Anzi, il primo, Windows Movie Maker, è presente in tutti i sistemi operativi Windows o almeno in quelli che non siano stati acquistati nel 2017, perché a partire da gennaio 2017 il Movie Maker non è più, diciamo così, disponibile. Si può comunque sempre installare anche su Windows 10 andando per esempio in uno di questi installatori esterni come questo, per esempio. Comunque, per aprire Movie Maker basta andare su Start, digitare Movie Maker, si vede l'applicazione desktop che si apre e questo è Movie Maker. Allora, come test prendiamo questo video di prova. Vediamo di un po' di. Ecco. Questo è il video di prova che vogliamo farlo diventare in bianco e nero. Movie Maker ha questa interfaccia. Per caricare un video si fa il cosiddetto drag and drop, cioè si con il mouse si trasporta nella interfaccia. Questo è il video. Qui c'è l'anteprima del video. Per l'effetto bianco e nero, cioè per eliminare il colore, si va su strumenti video, effetti visivi e qui c'è proprio l'effetto bianco e nero, l'effetto bianco e nero con filtro arancione, forse è il caso di diminuire il video se non dà fastidio. Diminuire il volume del video, sarà fastidio. Dunque, andiamo qua in effetti visivi. Questo è l'effetto bianco e nero. Questo è l'effetto bianco e nero con filtro arancione. Questo è l'effetto bianco e nero con filtro rosso. E questo è l'effetto bianco e nero con filtro giallo. Si può scegliere uno di questi quattro filtri. Qui c'è sempre l'anteprima, lo vedete. Poniamo il primo. Questa è l'anteprima. Quindi è semplicissimo, per salvare il video, quando abbiamo applicato l'effetto visivo del bianco e nero, si va su File, Salva filmato per computer. Si lascia MP4 finale, mettiamo video prova 1, si va su Salva. E ci sarà il salvataggio del filmato, che ovviamente la cui durata sarà funzione della durata del filmato originale. In questo caso il filmato originale dura un paio di minuti, quindi dovrebbe essere abbastanza rapido. Siamo quasi alla fine. Qui si chiude. Si va sulla cartella in cui è stato salvato il file in bianco e nero, si fa doppio clic e come vedete il risultato è molto buono. E questo è il primo programma per convertire un video a colori in un video in bianco e nero. Il secondo programma è Avidemus, anche questo io ce l'ho già,
quindi digito A più Demux, lo apro, però si può scaricare da questa pagina, A più Demux, si va su Downloads, si può scaricare sia per Linux, per Windows o per Mac. Questo è il programma Avidemux, che in questo caso si va su File, apri e si apre il video. In questo caso abbiamo detto che questo è il video da cui dobbiamo togliere il colore. Adesso ci sono due, l'output video e l'output audio. L'output audio lasciamolo stare perché l'audio non lo vogliamo modificare. In output video dobbiamo trovare un codec tra quelli presenti qua. Non lo so, proviamo con questo. Andiamo poi su filtri. E andiamo quindi su colori. Il filtro che ci interessa è questo, grayscale. Si va qua. Ci si clicca sopra con il destro del mouse e si va su aggiungi. Filtri attivi, bisogna stare attenti che in filtri attivi ci sia appunto il filtro grayscale. Si va su chiudi, prima di andare su chiudi si può andare su anteprima per vedere come viene il video con questo filtro. Ecco, come vedete il video viene in bianco e nero anche piuttosto bene. Si va qui, si va su chiudi, non resta quindi che salvarlo. Si può andare su questa icona per salvarlo, oppure andare su file, salva, diamogli un nome, stavolta diamogli un io di prova 2, l'altro era 1, stavolta diamogli io di prova 2, salva. Qui ci sono i codec che abbiamo applicato. E naturalmente provate altri codec se la riproduzione non venisse perfetta tra quelli che sono disponibili su Avidemux. Il video è stato salvato con successo, andiamo su ok, guardiamo il risultato, sempre sulla parte del download, era questo, doppio clic, come vedete il risultato è molto buono in entrambi i casi. E questo è tutto.